Buon pomeriggio, bentrovati. Oggi vi vorrei parlare di due worst seller, che sono worst seller opposto di best seller. Due testi, due libri, a mio parere capolavori della letteratura e che sono stati immeritatamente nel tempo sottovalutati e passati un pochino in sordina, un po' rimasti nascosti. E li ho voluti tirar fuori e ve li consiglio spassionatamente. Il primo è di Luigi Malerba, Itaca per sempre. Itaca ci fa pensare all'Odissea, all'Iliade, ai poemi omerici, a quella scrittura lontanissima da noi, no? Quelle opere grandiose che però abbiamo sempre visto un pochino lontani, no? Dal nostro sentire. E Luigi Malerba non fa altro che, umanizzando il mito, renderlo più vicino a noi. Ed è questo uno dei motivi principali per cui consiglio questo libro. Rinnamoriamoci di nuovo dei poemi omerici. La chiave utilizzata da Luigi Malerba è proprio quella del, come dicevo, umanizzare il mito per renderlo più vicino a noi. La struttura stessa del libro è sicuramente un'innovazione rispetto all'originale, no? Quindi è un punto, sono dei punti di vista un pochino diversi rispetto probabilmente all'intenzione oppure all'idea che aveva Omero. Quindi Luigi Malerba ci fa entrare nella mente, nella psicologia, caratterizzando benissimo, no, i personaggi sia di Ulisse che di Penelope. Quindi il libro non è altro che l'alternanza dei pensieri di Penelope e di Ulisse, di Penelope e di Ulisse, uno sì e uno no, prima uno, poi l'altro, eccetera, per tutta quanta la durata del testo. Attraverso i loro pensieri si capisce un pochino la storia, che non è altro che l'ultimo pezzo, praticamente parla del ritorno di Ulisse a Itaca, alla sua isola, per riprendere da dove era partito, no? da dove era rimasto quando era partito i 20 anni prima, più o meno, quindi 10 anni per affrontare la guerra di Troia e negli ultimi 10 anni di peregrinazioni prima di riuscire con la nave dei Feaci a ritornare a Itaca, dove trova Penelope che ha mantenuto la sua fedeltà per 20 anni, però è completamente pressata da questi proci che si sono impadroniti della casa e di tutto a quanti possedimenti dell'isola di Ulisse, sperando che prima o poi Penelope sposi uno di loro, il preferito, insomma, quello che sta al top della classifica è Antino, e quindi, però Penelope ancora non ha ceduto, perché spera, ha resistito a fatica 20 anni, proprio perché ama Ulisse, così come Ulisse ama Penelope. Ulisse torna a Itaca sotto mentite spoglie, sotto le spoglie di un mendicante. Un po' l'età, che sono passati 20 anni, un po' il travestimento, non si fa riconoscere dai proci, si fa riconoscere invece, si presenta quindi a Telemaco, che non poteva ricordarsi com'era il padre perché erano passati 20 anni, e a Eumeo, un contadino suo grandissimo amico. E non si fa riconoscere da Penelope. E questo è il punto centrale dello sviluppo di questo libro, di questo punto di vista diverso dell'originale. Perché Ulisse non si fa riconoscere dai proci, cioè ci tiene a non farsi riconoscere da nessuno, proprio perché con l'aiuto di Telemaco e di Eumeo vorrebbe scacciare chiaramente i proci dai suoi possedimenti per ridiventare di nuovo padrone di tutto, così come lo era stato prima, e soprattutto ritornare, ecco, a essere marito di Penelope. Una Penelope che la cosa bellissima di questo libro è che gioca proprio sulla
Il secondo motivo, oltre quello di rivalutare un po' i classici e viverli un po' più vicini a noi, il secondo motivo è proprio questo, il fatto attraverso i pensieri dell'uno e dell'altro, le insicurezze dopo 20 anni dell'uno e dell'altro rispetto ai reciproci sentimenti, è proprio questo, il riconoscimento. Un riconoscimento, il tema tratta il tema sostanzialmente del riconoscimento, il riconoscersi dopo 20 anni, che non è solo limitato a un riconoscimento fisico. Il gioco è questo, Penelope lo riconosce senza bisogno, anche da travestito, anche da camuffato, lo riconosce, però è mortalmente offesa per il fatto che Ulisse non gliel'abbia detto, non abbia avuto fiducia, quindi si è sentita tradita in questo senso. Quindi tutto il libro gioca sulle prese di posizione, sugli orgogli, un gioco di orgoglio dell'uno, dell'altra, ok? Le argomentazioni molto più logiche di Penelope contro Ulisse, ma non vi voglio dire tutto assolutamente fino alla fine. Però è questa la cosa bellissima ed è un bel modo per ritornare, riavvicinarci ai classici che non hanno tempo, come questi appunto di Omero, quindi l'Iliade, l'Odissea, eccetera. Ed è bello questo gioco, no, del riconoscimento, nel senso, sì, io ti riconosco, ma è un riconoscimento anche a livello di, dopo tutto questo tempo, i sentimenti sono cambiati, non sono cambiati, io ti ho immaginato in un modo e tu però ti presenti in un altro, quindi a questo punto quanto è vero quello che ricordo e rispetto al tu che ricordavo, quanto sei rimasto, no? Quanto sei cambiato rispetto a quello che io pensavo che tu fossi, ritornando. Quindi, voglio dire, è bello, leggetelo, perché questa alternanza di pensieri, di insicurezze, di mancanza di fiducia, ok? Rischia di minare questo rapporto forte di amore, proprio per questa assenza, quanto ha voluto dire l'assenza di 20 anni per questa coppia di innamorati. Il secondo libro che vi consiglio spassionatamente, anche se molto diverso, è di Sebastiano Vassalli, La Chimera. È un gran bel libro che vi consiglio ed è anche abbastanza, insomma, bello ricco di descrizioni. È un libro descrittivo, ci sono pochissimi, se non per niente, quasi dialoghi. Quindi tanto di cappello ancora di più a Sebastiano Vassalli, che è stato capace di scrivere una descrizione dall'inizio alla fine senza che io avessi un cedimento di attenzione. Quindi è stato capace, ed è questa la cosa che ho apprezzato molto di questo romanzo, che è un romanzo storico, per il quale l'attenzione è stata tenuta salda, è riuscita, no? E l'autore è riuscito a mantenere mantenere la mia attenzione salda fino alla fine. È un romanzo storico perché è la storia sostanzialmente di Antonia. La storia di Antonia è la storia di una strega. Antonia, considerata strega, parliamo del periodo degli anni a cavallo del 1600, quindi è il periodo successivo alla controriforma, alla riforma luterana, e quindi è il periodo, essendo il periodo immediatamente successivo, assistiamo a livello proprio storico a un tentativo, insomma, della Chiesa Cattolica di impossessarsi di quel potere che sembrava aver perso appunto durante con la riforma luterana. Quindi assistiamo a un irrigidimento delle regole, ecco,
della comunità, regole religiose, quindi che cercano di imprimere una severità molto esagerata nei confronti di una comunità, e quindi parla del vescovo Bescapè che mettendo in questo piccolo paese di Zardino un prete assolutamente rigidissimo, Don Teresio, contribuisce questo fatto a esacerbare l'odio che questo paesino di Zardino nutriva nei confronti della povera Antonia, fino poi al processo da parte dell'Inquisizione e al successivo, insomma, morte sul rogo. Ma questa è la storia di Antonia, è la storia del formarsi a livello anche inconscio, però nella comunità, al formarsi di una base, un sostrato, va bene, adducendo motivazioni del tutto stupide, che però arrivano, va bene, a, con la forza del pettegolezzo e della comunità, a rovinare, quindi nel vero senso della parola, una ragazza, Antonia, che non aveva assolutamente nessuna colpa. Diciamo che inizia, non è altro che appunto il racconto di questa Antonia, bello rafforzato questo racconto e bello inserito in una società spiegata minuziosamente e in modo affascinante, con una resa del testo molto affascinante. E Antonia è una esposta, quindi una figlia di nessuno, che dopo aver passato qualche tempo in un orfanotrofio di Novara si trova a viene adottata da una coppia di contadini di Zardino, un paese che subito dopo questa storia, penso per la peste o un motivo del genere, è sparito, è diventato un paese fantasma e poi è sparito dalla cartina geografica. Si chiamava Zardino ed era vicino appunto a Novara, novarese. Il discorso, il bello affascinante, il racconto che fa delle risaie, dei risaroli, della società nella quale Antonia purtroppo si viene a trovare, e la sua vita dura fino a 20 anni praticamente, e la cattiveria della gente, no? Che per invidia, perché Antonia era molto bella, perché si sentiva libera di criticare la Chiesa, e era una donna, una ragazza, un adolescente che aveva le idee molto chiare, non ha fatto mai niente di male, e nonostante questo veniva tacciata per colei che addirittura parlava con il diavolo. Quindi cose che al giorno d'oggi ci fanno sorridere, queste argomentazioni delle streghe ci fanno un po' sorridere, erano vere e quindi hanno interessato soprattutto la parte settentrionale d'Italia in quel periodo. E che poi, una curiosità, lei è stata poi giustiziata l'11 settembre, quindi proprio mai data è stata magari più. E Sebastiano Vassali, l'autore, fa riferimento, chiaramente romanza molto questa storia di Antonia, affascinantissima, però la storia è vera, quindi lui attinge molto ai documenti, alle carte proprio del processo dell'inquisitore dell'epoca. E quindi, che dire, sono due libri per diversi motivi molto interessanti, e fanno passare delle ore facendovi fare due viaggi che vale la pena di fare, di intraprendere. E che dirvi? Buona lettura! Ciao!